Quello chiaramente di come c'è un grande monito di Giovanni Pesce che di cosa si deve occupare l'ANPI, cioè ieri si è occupato di liberare l'Italia da un'occupazione, oggi si deve occupare di pace, di non violenza, si deve occupare di tutela della Costituzione, si deve occupare degli ultimi, di tutte quelle persone che ahimè soffrono e vivono un periodo molto difficile, ma che diciamo non è frutto della cattiva volontà dei cittadini, ma è frutto della cattiva volontà di chi ci ha governato per molti anni. Queste denunce l'ANPI deve farle e le fa. E in questo libro, in questa video intervista che tra l'altro abbiamo recuperato veramente con un lavoro incredibile e con grande fortuna, perché è un nastro informato introvabile con macchinari non più funzionanti che siamo riusciti a restaurare tramite dei tecnici, quindi c'è una storia dietro la realizzazione di questo libro e in special modo di questo DVD particolare. E sì, la parte che dice quella per la pace, sì, quello che dà il grande messaggio di pace. Okay. Praticamente Giovanni Pesce nell'aprile dell'83, quindi una video intervista inedita e diciamo rara perché non fatta negli suoi ultimi anni di vita, parla ai giovani e in una parte, in un segmento dice: far parte di questa associazione, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, che raccoglie e unisce la stragrande maggioranza dei partigiani, significa continuare attraverso l'attività politica e organizzativa a difendere gli ideali della resistenza e a denunciare di fronte all'opinione pubblica gli scandali, la corruzione, quanto sta avvenendo nel nostro paese, ma soprattutto attraverso la nostra associazione lottare per portare a compimento gli ideali della resistenza. Ma credo che l'attività principale dell'ANPI è quella oggi di far rivivere lo spirito dell'unità antifascista, di far rivivere lo spirito della resistenza, per impegnare tutte le forze politiche a lottare con più convinzione e denunciare il pericolo di guerra. Una denuncia per coloro che fomentano la guerra, per coloro che attraverso il terrorismo, le bombe, l'energia nucleare vorrebbero scatenare il terzo conflitto mondiale. Il nostro scopo è soprattutto quello della lotta per la pace. Quindi un messaggio forte, un messaggio profondo di un uomo che, ricordiamolo, ha avuto esperienze incredibili di resistenza, di lotta internazionale, ha vissuto l'orrore fin da piccolo, l'orrore, quindi la miniera, il lavoro in miniera, le disuguaglianze. Dopo tutte queste lotte, anche lotte armate, proprio per liberare prima la Spagna e poi l'Italia dall'occupazione, lui ha deposto le armi e ha iniziato una nuova battaglia di pace, di diritti, insieme alla Nori, la moglie, la Nori Brambilla Pesce. Quindi una vita impiegata in modo coerente, lui comunista e coerente. Quindi ha sempre seguito una linea politica, una linea di pensiero, una linea pacifista che cioè l'ha caratterizzato. Grazie Fabrizio. E il libro, il DVD di cui Fabrizio ci ha appena letto questa pagina e ci ha parlato, si intitola Per non dimenticare, Giovanni Pesce per non dimenticare. Per non dimenticare anche il nome che ha preso il progetto, intrapreso negli anni 70 dal comune di Nova Milanese, dalla Biblioteca Civica Popolare di Nova Milanese. A questo progetto si è affiancato alla fine degli anni 90 anche l'archivio storico della città di Bolzano. Questa frase, questo motto per non dimenticare nel libro Giovanni Pesce per non dimenticare è esplicitamente nel sottotitolo, ma in tutti i libri è una frase che ricorre più volte, perché uno sicuramente
dei motivi per cui bisogna continuare a ricordare la resistenza e proprio non dimenticare. Ma ovviamente non è l'unico, perché non basta fare memoria di quello che è stato, bisogna che questa memoria sia una memoria fertile, feconda, una memoria calata nell'attualità dell'oggi, come Fabrizio ci ha appena detto, e come nel 1983 raccontava quelle cose Giovanni Pesce, quindi ormai tantissimi anni fa. Ce ne sarebbe, se vogliamo, ancora molto più motivo, perché la paura della guerra degli anni Ottanta è diventata una guerra quotidiana nei nostri giorni. E quindi, quando diciamo per non dimenticare, dobbiamo assolutamente fare in modo che questa memoria sia una memoria per il presente e per il futuro. E che cosa vuol dire fare memoria fertile? Trasmettere sicuramente gli ideali di quel tempo difficile e doloroso, denso di significati, attualizzarli all'oggi, individuando anche quali sono le nuove forme di oppressione e le nuove resistenze a quelle nuove forme di oppressione, e agire con tenacia per far confluire le forze di tutti quelli che lottarono allora con le energie giovani di oggi, che fanno riferimento a quegli ideali, e insegnare in qualche modo ai giovani una capacità che secondo me è una capacità importante, ce lo ricorda Stéphane Hessel, la capacità di indignarsi. E il circolo di cui è presidente Daniele Bianchissi si chiama Ponti di Memoria, è un circolo ARCI, e quindi mi fa particolarmente piacere, visto che anch'io sono dell'ARCI, e vorrei che Daniele ci parlasse un po' del suo libro I carnefici sulle stragi nazifasciste della lunga estate del 44, non a caso Daniele ha scelto come percorso narrativo quello della narrazione di nonno Giuseppe a nipote Carlo, e quindi ci parlasse anche dell'importanza dei ponti di memoria tra generazioni. Se Daniele ha voglia, gli chiederei di leggere alcune pagine del suo libro. Ho scelto pagina 11 e 12 e poi pagina 168 e 169. La prima come inizio e la seconda perché si capisce molto bene la conclusione. Te lo leggo io.